Ciao bambini e bentornati! Oggi apriremo tantissime blind bag dei super pigiamini! Le potete trovare in edicola e costano 3,50 € l'una. Qui abbiamo i super pigiamini e c'è scritto personaggi 3D. Contiene un supereroe 3D e una checklist. Guardiamo se sul retro ci mostrano i personaggi. Eccoli qui! In tutto abbiamo 8 personaggi da collezionare. Ci sono i super pigiamini in diverse posizioni, quindi abbiamo Gattoboy, Gufetta e Gecko e poi Romeo e Lunetta. Vediamo subito chi troviamo per primo e tra l'altro vediamo se riusciamo a completare tutta la collezione. Vediamo chi c'è qui dentro. Oh, Gecko! All'interno troviamo quindi anche la checklist per segnare i personaggi trovati. Questo è il nostro primo personaggio ed è fantastico! Ecco qui Gecko! Wow, è fatto davvero benissimo! Mi piace tantissimo in questa posa da guerriero! Fantastico! Possiamo farlo stare in piedi, così sta tranquillamente in piedi da solo. Ma abbiamo anche uno stand dove riporlo ed ecco fatto. Ed ora chi troveremo in questa blind bag? Saranno i super pigiamini oppure Romeo e Lunetta? Vediamo subito chi abbiamo trovato. Vediamo chi c'è. Oh, Gufetta! Ma eccola qui. Ma è davvero bellissima anche lei in una posa appunto in movimento, sembra stia per attaccare. Chissà chi avrà visto, sicuramente o Romeo o Lunetta. Guardate com'è fatta bene con il suo mantello che possiamo anche alzare un pochino. Di questi personaggi però non possiamo muovere le braccia o le gambe, infatti dobbiamo giocare con la fantasia. Gli arti non si muovono e neanche la testa. Ma devo dire che sono davvero stupendi e sono anche molto grandi come dimensione. Gufetta non sta in piedi senza la base, quindi inseriamola subito. Ecco fatto, sono davvero fantastici da collezionare. Mettiamola vicino a Gecko. Ed ora chi si unirà a Gufetta e Gecko? Sarà forse Gattoboy? Beh, sarebbe meraviglioso completare subito il trio. Vediamo chi c'è. Oh, Gufetta! Ma non è un doppione, questa è un'altra posizione di Gufetta. E quindi siamo stati davvero fortunati. Ecco, Gufetta, come vedete, è in piedi, con un'aria piuttosto rilassata. Ovviamente per farla stare in piedi bisogna metterla sopra la base, quindi mettiamola subito. Ecco fatto! È bellissima Gufetta! Guardate la differenza rispetto a questa. Una in attacco e una decisamente più rilassata. Sono fatte davvero benissimo. Ed ora io spererei di trovare Gattoboy. Vediamo chi c'è qui. Vediamo se riusciamo a completare i super pigiamini. Vediamo. Oh, Gattoboy! Sì! Eccolo qui! Anche lui è in una posizione dinamica di attacco, ma ha un'espressione piuttosto perplessa. Che cosa sarà successo? Che cosa avrà visto Gattoboy per avere questa espressione? È fantastico! Guardate i dettagli, com'è rifinita la sua tuta! Davvero bellissimo! Anche lui non sta in piedi da solo, ma dobbiamo appoggiarlo sulla sua base. Eccolo qui! Fantastico! Ora abbiamo tutti e tre i super pigiamini e ben due posizioni di Gufetta. Devo dire che Gecko sembra davvero inarrestabile in questa posa. Ed ora chi si nasconderà sotto questa blind bag? Forse Lunetta o Romeo? Vediamo subito. Vediamo chi c'è qui. Oh, Gufetta ancora, il nostro primo doppione.
Eccola qui! Ed ecco, abbiamo trovato Gufetta con quest'aria rilassata. Ma è davvero bellissima! Ed ora apriamo un'altra blind bag, ne abbiamo ancora tante da aprire, quindi chissà chi c'è qui dentro. Vediamo un po'. Chi ci sarà? Oh, Gatboy! Un altro doppione di Gatboy. Eccolo qui. Mettiamolo sulla sua base in modo che stia in piedi e guardiamolo comunque meglio. Siamo stati così fortunati da trovare subito tutti e tre i super pigiamini che ora, insomma, stiamo trovando dei doppioni. Ma forza, non perdiamoci d'animo e continuiamo ad aprire le blind bag. Ora vorrei proprio trovare Romeo o Lunetta. Quindi vediamo chi c'è qui dentro. Oh, vediamo. Oh, Gufetta! È la terza! Abbiamo trovato un'altra Gufetta in questa posizione. Ormai direi che di Gufette siamo a posto, siamo al completo. Abbiamo ben 4 Gufette, così tante Gufette non le avevo mai viste. Ma ora direi di prendere la checklist e vedere chi ci manca. Ecco la checklist, segniamo subito i personaggi che abbiamo trovato. Oh, guardate quante Gufette! Fanno un certo timore. Ora con tutte queste Gufette Romeo e Lunetta dovranno aver paura. Quindi vediamo chi abbiamo trovato. Abbiamo trovato Gatboy in questa posizione. Poi abbiamo trovato Gufetta e un'altra Gufetta. Poi abbiamo trovato Gecko in posizione di attacco. Quindi per completare la collezione dobbiamo trovare Gatboy in posizione rilassata, Gecko sempre così tranquillo e poi Lunetta e Romeo, quindi ce ne mancano solamente 4, ecco perché stiamo trovando dei doppioni. Forza, ora sono troppo curiosa di vedere chi c'è nelle altre blind bag. Spostiamo Gufetta, mi sento un po' osservata. Prendiamo quindi questa blind bag e apriamola immediatamente. Vediamo chi c'è. Gecko e... Oh, è un doppione! Ed ecco qui un altro Gecko in attacco. Beh, è davvero stupendo, ho fatto molto bene. Ma guardate che schiera di super pigiamini. Ora i nemici devono tremare. Forza, vediamo questa blind bag. Chissà chi c'è. Vediamo. Vediamo un po'. Gufetta! Mettiamola sulla base. E questa Gufetta è in posizione di attacco. Ne avevamo già una. Oh, stiamo trovando tutti i super pigiamini. Ora ci rimane l'ultima blind bag. E spero che non sia ancora Gufetta. Io adoro Gufetta, ma ora ne abbiamo una. 2, 3, 4 e 5 Gufette. Vediamo chi è l'ultimo personaggio. Vediamo un po'. Oh, Gufetta! Ok, abbiamo un esercito di Gufette. Ed eccola qui. Beh, devo dire che mi stanno venendo tante idee per nuove storie con tutti questi super pigiamini. Sarà fantastico giocarci. Quindi per completare la nostra collezione ci mancano solamente Gatboy, Gecko, Romeo e Lunetta. Io comunque adoro tutti questi super pigiamini. È davvero una bellissima collezione. Ed ora lasciate un pollice in su. Iscrivetevi al canale e cliccate qui per vedere tanti altri giochi con tutti i personaggi dei vostri cartoni preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!